Ciao ragazze, allora, nuovo video. Questo sarà un video in collaborazione con Ginevra qui su YouTube Makeup Gen 18 e con Eleonora Manni. Mi mando un bacio, belle. Vi lascio i link ai loro canali o nell'info box oppure ve li metto qui. Comunque andate a dare un'occhiata nell'info box che è più probabile che ve li metto nell'info box. E questo, come potete leggere dal titolo, sarà un video per mostrarvi i prodotti che utilizziamo per proteggerci dal freddo. Voglio ringraziare sia Eleonora che Ginevra per aver accettato, insomma, la collaborazione perché è stato un video che ho pensato io ed è piaciuto anche a loro, quindi mi fa piacere che lo girano insieme a me. Inizio subito perché sono davvero tanti prodotti e vi avviso già che comunque sarà un video abbastanza lungo, anche perché a fine video vi proponiamo, insomma, dei prodotti trend dell'inverno, cioè quei prodotti come per esempio blush, ombretti che utilizziamo per l'inverno perché hanno colori un po' più invernali, per intenderci. E inizio subito con prodotti di skincare e dato che comunque si sa, quando fa freddo la pelle tende a seccarsi. Io già ho una pelle secca, quindi se non mi proteggo in inverno, praticamente io ho il viso tagliato per il freddo. E inizio subito con mostrarvi due creme viso che utilizzo prima del trucco. Una è questa qui, questa qui, quella che ho trovato nella My Beauty Box, ed è la crema agli acidi della frutta. Ed è una crema con acido citrico, acido lattico e acido glicolico ed è una crema idratante viso. L'ho utilizzata anche come base e vi assicuro che è ottima. Questo è un campioncino da 30 ml ed è della Beauty Green. Questo qui. E poi sto utilizzando questa qui, la crema che, della Naturvaren, la linea d'oliva, che è una crema idratante per il viso, e si asciuga subito ed è ottima, ve la straconsiglio. Vedete, io non so se si può notare, l'ho quasi, insomma, finita. Ed è ottima, mi ci trovo bene perché non è una di quelle creme idratanti che vi lasciano il viso unto. E lo stesso discorso vale per questa qui. Si asciugano subito e lasciano veramente la pelle del viso idratata e morbida. Entrambe le utilizzate anche come base trucco e vi assicuro che sono ottime queste qui. Poi, come altro prodotto, vi propongo due creme mani. Io in inverno con il freddo, dato che comunque purtroppo, allora in inverno io ho sempre mani e piedi congelati. L'unica cosa che non mi piace, insomma, tra i vari accessori invernali sono i guanti, perché li trovo scomodi. Se mi devo fumare una sigaretta mi sembra un imbecille e quindi non li metto mai. E le mie mani sono sempre sono fredde, si screpolano subito e tendono anche a spaccarsi a sangue. Quindi io le proteggo utilizzando delle creme mani. Allora, tra due creme mani che ho sono questa qui di Libera e Bella all'olio di argan e questa qui della Naturvaren d'oliva. Questa qui io la amo, in verità, più di questa qui, perché questa qui ha un odore buonissimo, però tende a lasciare le mani unte, non ha un'asciugatura rapida e se vi scappa un pochettino di prodotto in più di questa crema, cioè voi avete le mani unte, dovete prendere un fazzolettino di carta per togliere l'eccesso, altrimenti non riuscite a fare niente ed è una sensazione sgradevole. Questa qui l'ho pagata 1 euro. Se vi può interessare, e perché comunque voglio dire, idrata bene la pelle. L'unica cosa che non mi piace di questa crema qui è che non si asciuga subito e dovete anche stare attente a dosarle perché se ne mettete un poco in più vi si fa un vapore sulle mani. L'ho pagata 1 euro ed è una confezione da 100 ml per 12 mesi di scadenza.
Questa qui, oh, è della Naturvare ed è un prodotto che mi hanno mandato a provare, vi sono sincera, però devo dirvi la verità, non perché me l'hanno mandato o per quant'altro, ma devo dire che è proprio buona ed è quella che ho sulle mani, ho le mani morbidissime e lascia un profumo sulle mani buonissimo perché è alla mandorla. Vi dico subito, nutre e protegge le mani screpolate. All'interno c'è la mandorla, se non sbaglio. Olio d'oliva purissimo spremuto a freddo. Olio di mandorla nutriente e preziose proteine del latte proteggono e rigenerano la pelle. E questa qui, l'uso, insomma, è consigliato da applicare più volte al giorno. Io devo dire la verità, quando la utilizzo non ho necessità di riutilizzarla perché è davvero efficace come prodotto e mi lascia delle mani profumatissime ed è questa qui. Questa è una confezione da 100 ml e vi faccio vedere l'inci se riesco. Se volete vi fate insomma un fermo immagine ed ha una scadenza di 12 mesi anche questa qui. Poi un altro prodotto che utilizzo in inverno sono i balsami labbra o burro cacao. E ve ne propongo tre. Allora, ho questo qui dell'Equilibra che uso quotidianamente. Questo qui che è uno stick labbra al karité nutriente e protettivo. Metti a fuoco. Ecco qui. Questo lo potete trovare, oddio, questo lo potete trovare da Acquestapone. Io, se non sbaglio, lo pagai in saldo, cioè in offerta sui 2,50 euro perché questi qui hanno un prezzo abbastanza elevato per essere un burro cacao, tipo sui 4 euro, 4 e qualcosa. L'ho trovato in saldo e l'ho voluto provare. Come potete vedere, è abbastanza utilizzato. L'odore è buonissimo e idrata tantissimo le labbra. L'ho provato anche come base per rossetti, eccetera, eccetera, ed è molto buono. Questo qui. Poi un altro prodotto molto valido è questo balsamo labbra che mi è stato regalato al compleanno da una mia amica ed è della Yes to Carrots, l'ha comprato da Sephora ed è buonissimo, infatti me lo tengo tipo una reliquia questo burro cacao qui, l'ho utilizzato pochissimo, vi sono sincera, a parte che ha un odore soave, è al melone, l'ho utilizzato pochissimo perché è efficientissimo, dura tutto il giorno, una volta applicato vi dura tantissimo e non tende ad asciugarsi sulle labbra, è un qualcosa di strepitoso. Il prezzo non ve lo so dire perché è un regalo, però so che è una linea una linea biologica che ha Sephora ed è americano ed è la Yes to Carrots. Ci sono anche altre profumazioni, io ho questa qui al melone ed è ottima. Come ultimo prodotto, perché in questo video vi propongo vari prodotti con vari prezzi differenti, cioè ci sta la fascia media un po' più alta, anche se è difficile perché io non è che ho questi prodotti di chissà che insomma che prezzo, e proprio quelli economici. Infatti questo qui è un balsamo della linea di Hello Kitty in edizione limitata, se non sbaglio era, non so se quest'anno, sì, un'edizione limitata di Deborah, e ha una scadenza di 24 mesi ed era questo qui, rosa perlato, se volete un balsamo labbra che colora anche le labbra. Questo qui è all'odore di zucchero filato ed è buonissimo e lo pagai tipo 1 euro in un negozio di detersivi dove vado a spendere solitamente. La confezione è questa qui, non so se metti a fuoco, non so se l'ha riproposto anche quest'anno, comunque è buono anche questo qui. Ovviamente, tende comunque a seccarsi come prodotto, non è idratante come questi due qui. Però, se volete un burro cacao diciamo abbastanza valido e che dà colore alle labbra, io vi consiglio questi qui anziché labello che fanno cagare, detto proprio sinceramente. Poi, un'altra cosa che io tendo a proteggere in inverno sono i capelli, perché comunque si sa, il freddo secca i capelli, rovina i capelli, quindi io quando insomma lavo i miei capelli
utilizzo sempre uno shampoo, questo è il Bepanthol, uno shampoo che è protettivo e ripara anche il capello dagli agenti esterni. Questo qui, se non sbaglio, mio padre l'ha comprato da Acquestapone ed è una confezione da 600 ml di prodotto ed ha una scadenza di 12 mesi. Questo è l'INCI. Eccolo qui, oddio, ed è ottimo, ha anche questo comodo applicatore e lascia davvero i capelli molto molto morbidi. Io comunque utilizzo sempre una maschera perché i miei capelli, non ci fate caso che adesso sono abbastanza sporchi, scusatemi, però tendono a seccarsi subito, si fanno tipo paglietta, si fanno duri. Utilizzo sempre una maschera e come shampoo vi consiglio questo qui, che lo potete trovare da Acquestapone, spesso sta anche in offerta perché mio padre l'ha comprato in offerta e tra l'altro è anche una bella confezione da 600 ml. Anzi, lo metto qua che shampoo, se no mi cade tutto sul letto. Poi, come maschera, vi consiglio questa qui della Biopoint. Io ce l'ho per le brune, infatti sta scritto brunette. È una maschera protettiva e è una maschera che esalta anche i riflessi dei vostri capelli. Ve la consiglio perché è un buon prodotto, però ve lo dico già, puzza a morte. È marrone. Poi non lo so per le altre colorazioni di capelli che colore è, comunque la mia è marrone, puzza come la morte, però ragazze, puzza ma è buona, purtroppo è così. È 150 ml di prodotto ed ha una scadenza di 12 mesi, se non sbaglio mia mamma l'ha pagata tipo intorno ai 5 euro, 6 euro ed è buona. È 150 ml di prodotto e ne basta davvero poco, perché sennò i miei capelli tendono anche ad ingrassarsi. Io ne metto giusto un pochettino. Noto che comunque cioè, si notano di più i riflessi dei miei capelli e mi lascia i capelli belli morbidi. Poi, per concludere, insomma, la cura dei miei capelli, utilizzo o gli olietti, tipo questo qui è quello dell'Airmed che già vi ho fatto vedere, o il Moroccan Oil prima di fare la piastra per proteggere i capelli dal phon e dalla piastra, insomma, o il Moroccan Oil che ve l'ho fatto vedere innumerevoli volte. Questo qui è una confezione da 25 ml, questo qui che ho trovato nella My Beauty Box è da 15 ml. E poi sto provando, che mi ha mandato insomma un regalino una ragazza. Ciao Anna, se mi vedi, ma penso di sì. E mi ha mandato dei campioncini con altre robine. E questo qui praticamente è il fluido districante protettivo e semidilino. Ed è buonissimo. C'è un odore di fragola buonissimo. È 10 ml di campioncino, ne basta davvero pochissimo. Questo prodotto qui però non lo consiglio a quelle ragazze che amano un inci verde perché non ha un inci verde. Infatti, questo qui lo dice proprio che è un fluido siliconico, cioè non nasconde niente. Fluido cosmetico per la bellezza dei capelli, svolge un'azione ristrutturante e districante, particolarmente indicato per capelli sfibrati, eccetera, eccetera. Comunque, al primo posto c'è il ciclometicone e il dimeticone, penso sia il dimeticone, non so. Comunque vi faccio vedere, quindi per chi ama un inci verde questo prodotto non è indicato. A me che non me ne frega, non si vede forse perché. Comunque penso che si vede il ciclometicone, ecco qua, ciclometicone. Cioè, per chi ama un inci verde non ve lo consiglio. A me che non me ne frega la mazza, insomma. A parte che ha un odore buonissimo di fragola, poi lascia davvero i capelli molto morbidi e li protegge. Infatti, ho notato che mi ha riparato anche le doppie punte che si fanno alla fine dei capelli. Sì, è vero, il prodotto a base siliconica è solo un'apparenza. Poi, una volta che non li usi più, tieni i capelli che fanno cagare. Però la maggior parte dei prodotti che ho comunque non sono molto verdi per quanto riguarda i capelli. Quindi, alla fine, bene o male.
quale riesco sempre ad apparare, come posso dire. Adesso, dopo aver parlato insomma di prodotti per quanto riguarda la skincare, eccetera, eccetera, vi parlerò dei prodotti di make-up che ho inserito all'interno di questo video. Inizio con i fondotinta e BB cream. Ne ho inseriti diversi anche per come prezzi differenti, insomma, per tutte le tasche, come si suol dire, anche se cioè, le mie tasche sono veramente molto modeste. Certo non troverete il fondotinta Chanel. Comunque ho vari brand. Come BB cream vi consiglio questa qui della Garnier per pelli miste e grasse, è molto molto buona ed è molto idratante tra l'altro. Io ho la colorazione light, ha il dosatore, questa qui, vi la faccio vedere, è super idratante davvero. Poi mi piace anche molto il packaging perché ha una plastica dura che è differente dalla prima BB cream che odio con tutto il mio me stessa. Vedete com'è idratante? Molto molto idratante. Si stende benissimo ed è un prodotto insomma che potete utilizzare anziché il fondotinta che è un po' più coprente da giorno, un prodotto leggero che non c'è, non dovete neanche insomma sforzarvi con la spugnetta eccetera, eccetera, lo utilizzate con le mani, ve lo stendete un po' sul viso per avere una carnagione uniforme. Oppure vi propongo la BB cream della Makeup Academy, questa qui, che costa se non sbaglio un 3 sterline sul sito, che sarebbe tipo 3 euro, se non vorrei sbagliarmi. Vi dico già che è piccolina, vedete? Confronto alla mia mano e questa è super super idratante. Infatti, questa BB cream qui, per evitare che vi fate un mascherone sul viso, ne dovete applicare pochissima. Vi faccio vedere. Questa è un'altra confezione che chi l'ha creata è proprio un campione. Molto molto coprente, molto molto idratante, vedete? Infatti ne basta pochissimo, altrimenti vi fate tipo un pastone sul viso. Ha un buon odore, tipo odore di crema, e sono, vedete, molto molto idratante. Va tamponata con cipria questa qui, perché vi lascia il viso leggermente lucido, però come consistenza preferisco 100.000 volte questa della Makeup Academy che quella della Garnier per pelli normale. Questa qui non necessita neanche di essere tamponata con la cipria e a seconda insomma di come preferite, io la tampono sempre per una sicurezza mia personale. Poi, per quanto riguarda i fondotinta, ve ne propongo 4. Due in tubetto e due con le confezioni in vetro. Vi propongo questo qui della Rimmel, il Wake Me Up, che è un fondotinta illuminante antifatica. Ed è un fondotinta super super idratante, anche ha un comodo applicatore, ne basta davvero pochissimo. Vedete? E vedete come si stende bene, super super idratante. Vedete? Molto molto bello e lascia dal viso proprio una certa luminosità, bello proprio. È un buonissimo profumo, mi piace tanto. Questo qui anche necessita di essere tamponato un pochettino con la cipria, perché comunque è un fondotinta illuminante, molto idratante, quindi comunque tende un po' a lucidare il viso. Io lo tampono sempre con un velo di cipria per sicurezza. Un altro fondotinta stupendo è questo qui della Catrice, che mi è stato regalato per il mio compleanno ed è il Photo Finish di Catrice. Questo qui io l'ho pagato tipo sui 9,90 euro, una roba del genere, intorno ai 10 euro. Poi questo qui della Catrice so che costa più o meno intorno ai 5-6 euro ed è ottimo. Ha sempre l'erogatore a pompetta ed è super idratante. Questo è sbozzato. Il mio è nella tonalità 0,50 Deep Bronze e quello della Rimmel, che tonalità è? Il 203 True Beige. Mi sono scordata di
farveli vedere. Comunque, il True Beige. Questo è quello lì della Catrice. Vedete? Così. È super idratante, ha un'ottima coprenza davvero ed è super super resistente. È un fondotinta a lunga durata e rende il viso davvero radioso, copre insomma tutte le imperfezioni del viso, i rossori, è una cosa stupenda. Molto molto idratante, dà un odore buonissimo. Ne basta davvero un goccio sul viso, e state un amore. Io ve lo consiglio, infatti non so quando mi finirà, che fine farò. Infatti me lo tengo caro caro come una reliquia, perché come potete vedere già comunque l'ho utilizzato e si è fatto tipo questa cosa che mi sta per finire e vorrei tenermelo un pochettino più, insomma, conservato. Lo voglio conservare. Anche questo qui, come potete vedere, l'ho utilizzato. Gli altri due fondotinta sono due fondotinta in tubetto ed è questo qui di Essence che ha un costo di 3,99 euro, che è quello che ho sul viso, che lo trovo molto valido. È lo 02 Sand ed è il nuovo, quello della linea Pure Skin. Una cosa che ho constatato però di questo fondotinta è che è un pochettino, come prodotto ne è abbastanza poco, perché tenete presente che qui non ho prodotto, è tutto concentrato in questa zona qui. La confezione è minuscola e non c'è tantissimo prodotto. L'unica pecca di questa confezione qui, però vi assicuro che è molto molto valido. Rende, ne basta no, non ne basta poco. Per avere una coprenza tipo questa dovete insomma stare lì a lavorare il fondotinta, a far sì che si assorba, lo tamponate eccetera eccetera. Avete una coprenza medio-bassa ed è questo qui della Essence, che già vi ho fatto vedere comunque in altri video, ed è quello antibatterico. Ovviamente non ha un inci verde, quindi per chi ama un inci verde non è indicato. E poi, come ultimo fondotinta, lo sto provando in questi giorni e devo dire che mi piace tantissimo, ed è questo qui con il primer integrato della Mediterranea Cosmetici. È un fondotinta super idratante, poi ha anche il primer all'interno, è molto comodo, ne basta pochissimo ed ha una coprenza medio alta. La colorazione che ho io è la biscotto. È la biscotto, è 35 ml di prodotto e se non sbaglio è un prezzo intorno ai 23 euro. Se volete, ho fatto il video insomma di questi prodotti qui, andate a vedere il video dove ho messo tutti i prezzi dei prodotti della Mediterranea per chi è interessato. Io lo sto provando in questi giorni, sì, è poco magari per recensire un prodotto, però devo dire che mi piace tanto come si comporta sul viso. L'altro che mi hanno inviato non mi piace molto perché non lo so, ho la pelle secca, non è molto idratante come fondotinta, non è molto emolliente, facilita, provo difficoltà insomma per stenderlo, non mi piace tanto. Infatti quando vi recensirò poi i prodotti vi farò tipo una classifica del migliore o del peggiore insomma che ho provato. E una cosa che ho notato è che ha sia l'inci del primer che l'inci del fondotinta. Vedete, primer e fondotinta è quello di sotto. Purtroppo non si vede un caspita, però magari se andate sul sito dell'azienda, se siete interessate, lo vedete. Poi altri prodotti per difenderci dal freddo sono i rossetti e gloss. Io di rossetti ve ne propongo 1, 2, 3, 4 e 5. 5 rossetti. Allora, inizio con sempre di vari prezzi. Io penso che vi ho detto i prezzi, sì, degli altri prodotti, sì. Allora, vi propongo ovviamente il rossetto della Astra, il mio preferito, col color nude. Questo
questo qui che mi sta abbandonando, poverino, ed è super idratante, ha una buona coprenza, dura a lungo sulle labbra e non le secca. E questo ha un prezzo di 3 euro. Poi vi propongo questo rossetto qui della Mediterranea perché l'ho applicato 2 volte e 2 volte mi ha stupito. Dura tutto il pomeriggio, tutta la sera. Lo metto prima di scendere per andare al negozio. Scendo la sera, magari vado al bar con gli amici, mi bevo una cosa, fumo, eccetera, eccetera, e il rossetto sta ancora là. È la linea, quella lì glossy della Mediterranea ed è un rosa più tenue di quello che vedete dalla webcam. È bellissimo. Se volete vedere lo sboccio del prodotto, c'è sempre il video. Mi ha stupito e per questo, insomma, che ho voluto inserirlo in questo video per proteggersi dal freddo. È tipo molto idratante sulle labbra, le rende morbide, soffici, mi piace. E, un altro prodotto invece che mi piace sulle labbra perché è morbido e confortevole è il rossettino classico di Essence. Io uno ne tengo ed è il 42 Fairy Tail. Fairy Tail. Spero che si pronuncia così. Comunque è il numero 42 ed è questo color qui, tipo malva, molto molto bello, è super idratante davvero e devo dire ha una buona durata, al contrario di quello che ho sentito dire. A me dura tantissimo sulle labbra, eppure se va via vi resta sempre l'alone colorato sulle labbra. È molto carino, per il prezzo che ha, tipo di 1 euro e qualcosa, è buono e ve lo voglio proporre. Poi un altro rossetto che ho bocciato, ma perché non copre niente, però per chi vuole un nude pure da giorno, magari lo potete utilizzare questo qui per non mettere il burro cacao, magari. È il Rouge Caress di L'Oréal. Questo qui ha un prezzo di tipo di 12 euro. Io fortunatamente l'ho pagato in 7 euro in saldo perché sennò mi davo accapate nel muro. Ed è questo qui di L'Oréal ed è il 501 Nude Ingenue. Comunque è il 501 della Caress e come vi ho già detto nel video dove ve ne ho parlato, non colora un caspita. Questo è il rossetto che per quanto, cioè sulla mano è anche bello come colore, però sulle mie labbra o per la pigmentazione delle mie labbra, non lo so, non si nota per nulla. Comunque potete notare l'effetto glossy ed è molto idratante come rossetto, almeno questo glielo dobbiamo attribuire, insomma, l'idratazione che ha questo rossettino qui. Lo potete sostituire al limite per quanto riguarda il burro cacao. Poi, un altro rossetto da utilizzare prima, però un primer labbra, è questo qui della Mediterranea. Se volete, insomma, se avete problemi di labbra secche, io utilizzo prima un balsamo labbra, poi lo vado ad applicare e il rossetto mi rimane, insomma, bello morbido, idratato per tutta la sera. Però devo applicare prima il burro cacao. Quindi questo l'ho messo all'ultimo proprio dei vari rossettini perché c'è questo inceppo, insomma, che dovete prima applicare un balsamo labbra. E sono questi rossettini qua matte della Mediterranea. Per i prezzi non me li ricordo, vi rimando al video della Mediterranea che o ve lo posto qui o ve lo metto nell'info box. Per quanto riguarda i gloss, invece, vi propongo il Naked, questo qui che ho trovato nella palettina dell'Urban Decay. Della Naked 2, dell'Urban Decay, che ho trovato nella palettina della Naked 2, che è buonissimo, è super idratante ed ha un effetto rimpolpante. L'unico problema di questo gloss qui è che è un po' appiccicoso. Ottimo è l'Ultra Volume di Kiko, è coprentissimo, non appiccica e dura tantissimo ed è super idratante sulle labbra. Un altro ottimo che io adoro, infatti non so se si nota, ma sta
È arrivato qui, è questo della Splash Cosmetics, una marca americana che ho comprato al Cosmoprof. È un nude stupendo, super coprente e super idratante. È un gloss che mi dura tutto il pomeriggio e anche fino a sera se non mangio. E mi piace tanto, ha un odore buonissimo, tipo di menta. Tipo di menta, non lo so. È un odore molto molto buono. E come ultimo vi propongo questo qui, lo metto per ultimo perché è un gloss trasparente normale, però una cosa che mi è piaciuta di questo gloss qui è la texture, perché tende ad aderire sulle labbra e non è appiccicoso, quindi è come se fosse, non lo so, un rossetto che non, cioè, non, quando c'è vento eccetera eccetera non vi si appiccica insomma i capelli, almeno a me mi dà fastidio i capelli sulle labbra perché si comporta tipo un rossetto. Però l'unica pecca che ha è che anche se vedete questa striscia rosa, non ho capito come si usa e mi esce sempre insomma trasparente, quindi per questo sta all'ultimo a tutto, e questo è sempre della Mediterranea. Poi, oh mamma mia ragazze, 30 minuti di video, spero insomma che mi sopportate fino all'ultimo. Come ultima cosa vi volevo far vedere i trend invernali, secondo me. Inizio con il blush, così insomma finisco di far vedere questi prodotti. E come prodotti, insomma, come blush invernali, sto utilizzando tantissimo questo qui di Kiko della collezione Lavish Oriental, questo qui in crema è bellissimo. Ve lo consiglierò fino alla morte. E il Sun Club è anche quello che ho sul viso perché ha una colorazione, come potete vedere, molto discreta. Mi piace moltissimo ed è adatto anche per l'inverno. Seppur, diciamo, è un prodotto estivo, come un bronzer estivo, io l'ho utilizzato come blush e mi piace l'effetto e sto utilizzando questo qui. Buonissimo odore. Questo qui della Kiko l'ho pagato 9,90 euro, questo qui della Essence 3,95 euro se non sbaglio, e questo qui della Flormar che è un blush, l'ho comprato al Cosmoprof. Ha un profumo buonissimo ed è. Non dice il numero, si chiama Blush On. È il numero 46. Questo qui l'ho pagato 5 euro, sì, 5 euro perché l'ho comprato il giorno che insomma non c'erano i saldi e quindi l'ho pagato a prezzo pieno, però la mia amica ha pagato 4 euro, né? Che dici che saldi hanno fatto. Ed è questo bellissimo rosa qui. Che però sul viso è molto molto bello. Questo è sul dito. Ve lo faccio vedere applicato. Ha delle perlescenze e ha una composizione, una texture bellissima. Eccolo qua. Ve lo metto accanto al rossetto. E questi per me, insomma, sono i miei trend invernali. Come trend invernali, vi faccio vedere le palette che sto utilizzando di più ovviamente è la Naked che ho usato per realizzare questo trucco ed è questa qui, ve la faccio rivedere ancora una volta anche se ne avete le palle piene ed è questa. E poi sto amando, infatti vi devo fare una recensione di questa palette perché è degna di nota, nessuno su internet se la caga, mentre è ottima ed è la palette Rockstar Palette della The Balm. È una figata di palette, io la sto utilizzando tantissimo e potete insomma notare che è utilizzata, ha dei colori stupendi, ha anche un illuminante, l'illuminante di questa palette è stupendo e anche il blush, è proprio degna di nota, come potete vedere comunque i colori sono abbastanza invernali, eccetto per Iron Made In, che è un doratino e per Metallica o Adagio, eccetera, eccetera, però i colori comunque sono, vedete, questi qua sono tutti scuri, questo pure è un blu scuro, un rosa antico, comunque la maggior parte dei colori in questa palette è scura, ma sono bellissimi. E sotto porta i rossetti, che devo dire la verità non mi sono tanto piaciuti, poi vi dirò, insomma. Vado veloce perché sono 34 minuti di video e poi per ultimo vi faccio vedere i mono che sto utilizzando. Sto utilizzando molto questo Say All Day di Essence, questo qui, dello 02 Glammy Ghost 2 che avete visto in diversi video miei.
lo 02 ed è questo dorato, bellissimo. Lo utilizzo come base o a solo, se vado di fretta, prendo questo qui, mi trucco, ci sfumo un po' di marrone, ho fatto. Stuomando questi due ombrettini che mi sono stati inviati dalla Mediterranea. Mi piacciono tantissimo. Gli altri, devo dire la verità, questi due che sono il nudo e il nocciola, sono bellissimi. Assieme sono davvero molto belli. Ci ho fatto anche il trucco quando vi ho fatto vedere, quando vi ho fatto il video della Mediterranea. E poi mi piacciono moltissimo questi due della Makeup Academy. Questo qui che è il dupe non del club di MAC, ma del Camaleonte, se non sbaglio, non mi ricordo bene, ve l'avrò detto comunque innumerevoli volte, è stupendo. Molto molto bello, come potete vedere, un verde marrone bellissimo. Stupendo. Ve lo sbozzo qui. Ecco, cioè, stupendo. E poi questo viola che è stupendo, sempre della Makeup Academy, ed è lo shade 9. Quello verde di prima e lo shade 12. Hanno una consistenza quasi cremosa, questi ombretti sono meravigliosi. E questo è il viola. Come potete vedere, sono dei colori super scriventi e con dei riflessi pazzeschi. Ha solo una sterlina sul sito di Makeup Academy. E niente ragazze, io ho terminato. Scusate perché sono davvero ho parlato tantissimo. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito a guardare il video di Ginevra e di Eleonora. Io vi mando un forte bacio e grazie per avermi guardato e ringrazio chi mi ha guardato fino alla fine. Ciao ragazze!